Beh, non mi sembrava così complicato. Signor Germain, l'argentiere. Grazie a Dio. Mi tengono qui ormai da mesi. Ti prego, portami via. Prima voglio sapere di questo. Non c'è tempo. Ti dirò tutto una volta fuori. Ma ora andiamo. O torneranno le guardie. Bene, andiamo. No! Controllano l'entrata principale. Dovremo scendere di sotto per evitarli. Seguimi allora, in silenzio. Tieni d'occhio i tetti. Ci sono sentinelle anche lassù. Sei un prigioniero così importante? Germain! Cambio di piani. Non fare niente di stupido. Ora lascialo andare. Indietro. Dio del cielo. Cosa ho fatto? Quello che dovevi. Vieni, andiamo. Sì, sì, certo. Grazie, amico mio. Mi hai reso un grande servizio oggi. Forse puoi rendermi il favore. Sì, ma certo. Ho realizzato il primo anni fa, per conto di un cliente, di nome Lafreniere. Era una commessa insolita. E in effetti mi ha incuriosito. Di recente ho indagato sul conto di Lafreniere e ho scoperto una cosa incredibile. È un templare. È questa la verità? Sì, io credo di sì. Sono rimasto basito. In ogni caso, alla fine Lafreniere ha saputo delle mie indagini. Mi ha tenuto in bottega da allora. Lavoravo per lui. Armi, ovvio. Dove lo trovo? Beh, Lafreniere è un tipo difficile da individuare. Di recente ho sentito che parlava di consegne da proteggere alla Holoblé. Qualcosa di losco, ma non so cosa. Se posso, perché ti interessi a lui? Ha ucciso una persona a me cara. Voglio sapere perché. Capisco. Mi dispiace molto. Presto torneranno a cercarti. Ti conviene sparire. Sì, suppongo di sì.